La tragedia di Abbadia San Salvatore, di questo ragazzo di 14 anni morto in campo, ripropone chiaramente il problema della sicurezza per chi fa attività fisica. Fabio Sinatti, a scuola voi da tempo, no, siete impegnati proprio su questo fronte anche della prevenzione e anche della strumentazione. Ma in effetti diciamo che la scuola si sta attivando moltissimo, quest'anno ha fatto dei corsi proprio specialistici sul defibrillatore e sul massaggio cardiaco. La cosa fondamentale è soprattutto essere a conoscenza, consapevoli di quello che c'è veramente in giro, perché come si diceva prima anche fuori onda, diciamo anche gli infarti non sono più per le persone di una certa età, ma adesso coinvolgono ragazzini giovani, quindi bisogna essere pronti in qualsiasi istante e soprattutto avere la forza, ma soprattutto la capacità, la conoscenza di quello che uno deve fare. Quindi importante cominciare subito a fare che cosa? Fare un massaggio cardiaco. Io non so questo ragazzo che cosa sia successo o meno, però ovviamente la fase principale, al di là della presenza del defibrillatore, che direi fondamentale adesso, è diventato veramente quasi improrogabile, però avere anche delle persone capaci di poter intervenire al momento giusto e nell'occasione giusta. Un massaggio cardiaco cosa fa? Interviene subito in modo da non ledere le parti terminali del cervello, delle parti più importanti del nostro organismo. A quel punto lì, poi dopo anche l'arrivo, anche se è leggermente secondario, può essere diciamo fondamentale anche la presenza del defibrillatore. Quindi in quel caso lì, defibrillatore, massaggio cardiaco appropriato, si può salvare veramente una vita. Ecco, spesso però non c'è un medico, un po' in tutte le realtà sportive il medico non c'è, il defibrillatore molte società iniziano ad averlo, quindi ancora c'è un problema culturale. Tu cosa ne pensi? Sì, direi che è un problema culturale, a volte ahimè purtroppo è un problema anche economico, perché molti dicono un medico deve sostare lì 2-3 ore, prendono 50-70 euro l'ora, e quindi chiaramente le società cercano un po' di risparmiare. È vero che oggi se ne spendono tantissime, in un ambiente come il calcio in particolare se ne spendono tante, quindi diventerebbero briciole in questo senso qui, per cui io ritengo soprattutto chi fa un'attività continuativa come le società di calcio eccetera devono essere munite, ma anche le società che partono diciamo così andando anche essendo ospiti anche di altre zone, in modo tale da avere una propria equipe, un proprio reparto che possa intervenire in questo momento qui, perché poi come abbiamo visto prima attività giovanile è fondamentale, e come avviene poi nelle attività anche superiori. Quindi direi prima di tutto una cultura, le scuole stanno attivandosi, io mi auguro che vengano fatte da tutte le scuole della provincia di Arezzo e non solo, proprio perché diventi una cultura. L'ipotesi, il progetto che ha fatto anche Arezzo Cuore è quello di avere nello spazio diciamo di 8-10 anni una popolazione all'80% che sia in grado di poter intervenire, e questo è, diciamo, sarebbe il massimo del massimo.